Buongiorno ragazzi, oggi vi mostreremo come fare l'esperienza in laboratorio della titolazione pH metrica e anche colorimetrica ovviamente dell'acido acetico e dell'acido cloridrico. Faremo due titolazioni contemporaneamente col pH-metro e con l'indicatore, sia per una per l'acido cloridrico e una per l'acido acetico, e titoleremo con l'idrossido di sodio. Allora, come prima operazione riempiamo le burette. Prima ovviamente le dobbiamo avvinare, quindi diamo un po' di NaOH e lo versiamo. Bastano pochi millilitri per abbinare, ovviamente ci siamo accertati prima che il rubinetto fosse chiuso. Ci mettiamo sul lavandino senza, diciamo, versare e avviniamo in modo tale che la buretta sia completamente bagnata di NaOH e poi scarichiamo nel becher di scarto. Dopodiché possiamo procedere al riempimento della buretta. Riempiamo un po' oltre lo zero in modo tale da poter eliminare eventuali bolle. Ok, adesso ci accorgiamo che la buretta è riempita, ma vi è una bolla nella zona del rubinetto, quindi dobbiamo eliminarla. Per eliminarla basta aprire velocemente il rubinetto, fare scorrere e dare un colpetto verso il basso. Ok, vedete che la bolla è stata eliminata, non c'è alcuna bolla, e adesso dobbiamo portare a livello zero la buretta, e quindi apriamo lentamente. Vedete la linea striscia blu dietro i numeri che fa una forma di freccia di ok. Una volta riempite tutte le burette, riempiamo il becher con l'acido cloridrico, e quindi apriamo la buretta in modo tale da fare scendere goccia a goccia l'acido cloridrico, in modo tale da commettere il minore errore possibile nella valutazione del volume che scende di acido cloridrico. Nel frattempo che si riempiono, passerà un po' di tempo, il tempo che riempiamo con 35 ml questa cosa, vi ricordo che questa è un'esperienza di laboratorio del laboratorio di chimica generale in organica 2 del corso di laurea in chimica, condotta quindi da me, che sono il professore D'Urso, e dal professore Guido De Guidi, che è dietro la mimetizzato così mi riconoscete, tanto mi conoscete dal video. Io sono quello che avrà la responsabilità delle riprese video, che saranno una schifezza, comunque poi ci saranno i montaggi. Adesso, una volta riempito il nostro becher con 35 ml esatti di acido cloridrico, possiamo aggiungere qualche goccia di indicatore. Stiamo usando la fenoftaleina, quindi 1, 2, 3, 4, vanno benissimo. Ovviamente la nostra soluzione rimane in colore, la fenoftalina varia da incolore a rosa. Possiamo direttamente usare il pH-metro, e quindi dopo averlo sciacquato abbondantemente con acqua, perché sono conservati in una soluzione tremolare di KCl per idratare la membrana, quindi lo sciacquiamo abbondantemente con acqua distillata
e lo poniamo dentro la nostra, il nostro beaker. Vi ricordiamo che qualora avessimo fatto l'esperienza col solo indicatore indicatore di pH, avremmo potuto diluire con acqua aggiungendo tutta l'acqua che vogliamo. Siccome in questo caso stiamo facendo la titolazione sia col pH-metro che con l'indicatore, evitiamo di diluire perché ovviamente il pH-metro misura la concentrazione di ioni HCl, quindi di ioni H3O+, e quindi aggiungendo acqua noi stiamo diluendo, diluiremo la concentrazione. Quindi abbiamo fatto in modo di prelevare appunto 35 ml di acido clorilico, in modo tale che il pH-metro peschi abbastanza bene dalla soluzione e ci possa indicare un valore corretto di pH. A questo punto accendiamo l'indicatore, accendiamo il pH-metro e aspettiamo che si stabilizzi. Ovviamente, diciamo, se noi avessimo voluto diluire, potevamo in una situazione appunto di alta precisione prendere un'altra buretta e prelevare un volume noto di acqua da inserire nel beaker, e poi comunque avremmo dovuto tenere conto del volume prelevato per il calcolo del pH, sia dal punto di vista sperimentale sia dal punto di vista teorico, ed è una cosa che comunque potreste anche voi fare a casa, ipotizzando di aver messo oltre ai 35 ml di acido cloridrico anche una trentina di ml di acqua, e poi fare i conti sull'eventuale diluizione ed eventuale nuovo pH che andreste a verificare. Allora, vedete che il pH-metro si è stabilizzato. Ovviamente l'obiettivo, vi ricordiamo, l'obiettivo di questa esperienza è quello di determinare il titolo, la concentrazione dell'acido cloridrico. Chiaramente noi sappiamo che la concentrazione dell'acido cloridrico che abbiamo utilizzato è circa 0,1 molare, quindi mi aspetto giustamente un pH di partenza di 1, che è quello che vedete più o meno segnato nel pH-metro. Adesso quindi posso cominciare a compilare la tabella per costruire poi in seguito la curva di titolazione. Ok, allora passiamo alla tabella. Voi osserverete nella tabella un sistema in cui cominciate a fare semplicemente una tabellina in cui verificate il pH e i millilitri di NaOH aggiunto. Ok, se noi abbiamo 0 ml di pH di NaOH aggiunto, abbiamo verificato che il pH è 1, no? 1,01. Un altro consiglio: nel momento in cui fate la vostra tabellina con il sistema tabella, che adesso noi ovviamente non mettiamo tutto, adesso non filmeremo tutto, faremo vedere la tabella in vari step, voi invece dovrete poi esaminare step by step tutto quello che state facendo. Un consiglio è quello di verificare mentre si sta lavorando, utilizzando praticamente un sistema che ci permetta di osservare graficamente quello che sta succedendo. Allora, visto che le due soluzioni sono circa 0,1, dobbiamo ipotizzare che avendo prelevato 35 ml di acido cloridrico, noi utilizzeremo intorno a una quantità di NaOH di 35 ml per arrivare alla neutralizzazione, poi qualche ml in più per vedere cosa succede dopo. Di conseguenza io prelevo, mi organizzo una scala in cui facciamo ad esempio, qua facciamo 10, qua facciamo 20, qua facciamo 30 e così via. E quindi, ok, dice c'è la concorrenza che ci ha fornito la carta, quindi allora 10 ml, 20 ml, 30 ml, da questa parte invece facciamo la scala di pH, il discorso è quello proprio di verificare correttamente, di fare le scale prima, ossia di rendersi conto prima più o meno quanto, come devono essere gli assi e come devono essere organizzati. Da questa parte abbiamo la scala di pH che andrà intorno a pH 10, arriveremo dopo aver superato la titolazione, quindi se ne facciamo, queste sono 2, 4, 6, 8, 10, quindi 2, 4, 6, 8, 10, noi dobbiamo attenderci un'idea del pH 7 e poi diamo il punto di partenza quando siamo a pH 1, quando abbiamo 0 ml, quindi il primo punto ad aggiungere è questo.
Ok, adesso siamo pronti per partire con la titolazione. Cominciamo con aggiunte abbastanza consistenti di NaOH, di idrossido di sodio, perché sappiamo che la prima parte della curva non subisce grandi variazioni per una titolazione acido forte e base forte, quindi posso procedere con aggiunte da 3 ml alla volta, quindi facciamo sempre aggiunte goccia a goccia in ogni caso. Ok, fino a, ad arrivare all'aggiunta di 3 ml. Vedete come quando la goccia di NaOH cade nella soluzione di HCl comincia a diventare rosella, perché c'è una concentrazione locale di NaOH molto elevata e quindi noi vediamo una, percepiamo questo colore rosa, che è quello che poi vedremo quando invece arriveremo alla neutralizzazione. Ok, aggiunti i primi 3 ml, come vedete, come potete notare, il pH non varia. Procediamo quindi all'aggiunta di altri 3 ml. Ok, vedete, anche in questo caso il pH non sta variando, rimane più o meno costante, siamo ancora lontani dal punto di equivalenza. Adesso procediamo poi con le altre aggiunte. A questo punto siamo arrivati all'aggiunta già di 24 ml di idrossido di sodio e come vedete il pH ancora è più o meno stabile e siamo a 1.34. Procediamo adesso ancora all'aggiunta di altri 3 ml, sempre di idrossido di sodio, goccia a goccia. Ok, quindi 27 ml e vedete come già il pH comincia già almeno a dare una risposta, seppur minima, ma comincia a rispondere, quindi siamo saliti a un pH di 1.47. Visto che con l'aggiunta di 3 ml il pH ha avuto una risposta, anche seppur minima, conviene adesso diminuire il volume di aggiunta. Quindi passiamo all'aggiunta di un solo millilitro. Ok, e vedete che il pH è salito a 1.53. Siamo arrivati all'aggiunta di 30 ml di idrossido di sodio, il pH come vedete è ancora 1.72, aggiungiamo un altro millilitro. Come vedete adesso la colorazione rossa impiega un po' più di tempo a essere eliminata perché ci stiamo avvicinando al punto di equivalenza. Ho anche aumentato la velocità del magnetino in modo tale che la soluzione venga mescolata più velocemente. Visto che ci stiamo avvicinando al punto di equivalenza, procediamo con un'aggiunta di soli 0,5 ml. Ok, vedete il pH è arrivato a 2.03. Procediamo con l'aggiunta di altri 0,5 ml, quindi arriviamo a 33 ml di NaOH. Ok. E il pH sale a 2.16. Quindi come vedete siamo arrivati all'aggiunta di 33 ml, vedete che il volume ovviamente è additivo, quello che noi segniamo, e ha un pH di 2.16. Nel frattempo abbiamo costruito un po' il grafico e vedete come la curva sta leggermente cominciando a salire, quindi per questo stiamo cominciando a procedere a 0,5 ml come aggiunte di idrossido di sodio. Ok, procediamo quindi all'aggiunta di altri 0,5 ml.
scusate, è partito un po' troppo velocemente. Comunque siamo quindi a 33,5 millilitri e un pH di 2,39. Procediamo ancora con io direi di aggiungere goccia a goccia a questo punto. Ho aggiunto 3 gocce. Quindi 2,48, possiamo aggiungere un'altra goccia. E un'altra goccia ancora. Così siamo arrivati a 34 millilitri con un pH di 2,69. Ok, adesso piuttosto che procedere all'aggiunta di un volume fisso, cioè direttamente aggiunto 0,5, andiamo ad aggiungere goccia a goccia, vediamo cosa succede alla soluzione e poi così ci segniamo il valore. Se non cambia molto possiamo aggiungere un'altra goccia e quindi poi segnare direttamente un volume successivo, perché siamo molto vicini al punto di equivalenza. In questi casi bisogna essere molto pazienti e prudenti, perché sennò si rischia di rovinare tutto l'esperimento per un po' di fretta in più. Vedete come la colorazione rosa comincia a diventare un po' più persistente all'aggiunta delle varie gocce. Ok, questa è l'aggiunta di siamo a 34,5 e il pH è di 3,77. Quindi adesso con 1 ml di aggiunta avete avuto un salto di pH di un'unità, mentre prima, esatto. Se guardate la tabella precedente. Allora procediamo sempre con la stessa procedura goccia a goccia. L'ultima goccia, arriviamo a 35 millilitri. Come vedete, senza fare altre aggiunte di idrossido di sodio, il pH-metro lentamente sta continuando a salire a 35 millilitri, è arrivato a 5,6, quindi siamo già nella zona verticale della curva. Adesso io procedo quindi all'aggiunta di una goccia. Vedete come la colorazione rosa diventa più persistente. Ok, aggiungiamo un'altra goccia. Ed ecco il nostro punto di equivalenza, il viraggio. Lasciamo un attimo agitare, può essere che la colorazione scompaia, perché ovviamente adesso la concentrazione di ionio OH- diventa quasi... dovrebbe essere circa uguale a quella degli ioni H3+, e quindi impiega tempo il pH-metro a dare la corretta risposta.
Infatti adesso il pH metro adesso sta derivando lentamente verso 5,6, 5,6, 6,6, 6,7, quindi siamo veramente lì per la neutralizzazione. Possiamo aggiungere un'ultima goccia. Quindi abbiamo aggiunto 0,3 millilitri, quindi siamo a 35.03. La colorazione adesso è abbastanza persistente, come vedete il pH sta continuando a salire, quindi siamo circa 7, arriverà a 7,5 forse. E questo è il nostro punto di equivalenza. Qualora avessimo fatto l'esperienza con il solo indicatore, con la sola quindi fenoftaleina, noi ci saremmo fermati a questo punto e avremmo preso questo volume di idrossido di sodio, cioè di 35.3 millilitri, per ricavarci la concentrazione dell'HCl. Invece nel caso ora del pH-metro, noi procediamo ancora, perché la determinazione dell'acido cloridrico sarà seguente alla costruzione del grafico. Ok, vedete come il pH già sta salendo a 7, siamo quasi a 8, perché chiaramente il pH-metro è più lento nella risposta, perché ovviamente in questa regione la curva è molto ha una pendenza elevatissima, e quindi per piccolissime variazioni aggiunte di idrossido di sodio osserviamo delle enormi variazioni di pH. Allora, per la determinazione della concentrazione dell'acido cloridrico per mezzo della titolazione pH metrica dobbiamo costruire un grafico quanto più accurato possibile. Quindi, anche se abbiamo superato il punto di equivalenza, non conviene passare all'aggiunta di grandi quantità di idrossido di sodio, ma continuare con piccole aggiunte per far sì che il grafico venga nella media migliore possibile. Quindi continuiamo con l'aggiunta di altre poche gocce. Ok, così siamo arrivati a 35.5 millilitri. Vedete come la colorazione dell'indicatore diventa molto più intensa. E il pH sta salendo, siamo a circa 9.1. 9. Ok, procedo quindi all'aggiunta di altri 0,5 millilitri. Ok, quindi siamo arrivati a 36 millilitri di idrossido di sodio. pH sta salendo, pH 9,8 continua a salire. Ok, adesso procediamo con l'aggiunta di altri 0,5 millilitri di idrossido di sodio. Ops, è andato un po' troppo velocemente, ma ho fermato in tempo, quindi 36.05, e vedete come il pH sta continuando a salire, siamo a circa 10,5, probabilmente salirà un altro po'. Allora, come vedete dalla curva, già siamo nella zona in cui la curva comincia a ridiventare piatta, quindi siamo intorno a pH 10.5-10.6, quindi possiamo adesso procedere con delle aggiunte più elevate. Quindi possiamo anche procedere con l'aggiunta di 1.5 millilitri, in modo tale che arriviamo a 38. Ok, 38 millilitri. Vedete che il pH già è salito a 11. 25. Considerate che questi pH metri sono tarati fino a un pH 10, quindi probabilmente adesso daranno realmente i numeri.
11.3. Quindi possiamo fare delle aggiunte più volumi, più grandi, e quindi passiamo all'aggiunta di 2 ml. Anche perché qua quindi arriviamo a 40 ml. Ok, e vedete come il pH sale più o meno, sale molto lentamente, quindi siamo di nuovo in una zona in cui grandi aggiunte di NaOH fanno variare di poco il pH. Anche perché c'è il problema del logaritmo che influisce sull'appiattimento della curva in questa zona. Ok, vedete come il pH adesso non sta salendo più, quindi siamo nella zona in cui il pH, diciamo, è più o meno stabile tra 11 e 12, quindi possiamo interrompere la titolazione, fermarci qua, perché adesso abbiamo una curva dalla quale possiamo ricavarci la concentrazione dell'acido cloridrico. Bene, adesso procediamo con la titolazione di un acido debole, l'acido acetico, con l'idrossido di sodio. Abbiamo lavato avvinato la buretta con l'acido acetico, riempita, portata a volume, e ci siamo assicurati che non ci fossero bolle, e adesso procediamo al prelievo di 35 ml goccia a goccia di acido acetico. Anche in questo caso aggiungiamo qualche goccia di fenolftaleina e il pH-metro. Come vedete, già il pH-metro segna un pH differente, un po' più alto rispetto a quello dell'acido forte. Ok, siamo pronti per cominciare le aggiunte di idrossido di sodio. In questo caso, fin dall'inizio, facciamo almeno due piccole aggiunte da 0,5 millilitri, perché ci aspettiamo un iniziale salto di pH, a differenza di quanto abbiamo visto prima per la titolazione con l'acido forte. Quindi facciamo una prima aggiunta da 0,5 millilitri e vediamo come il pH è 3,09. Un'altra aggiunta, questa volta possiamo farla da 1 ml, perché come vedete già stiamo entrando nella zona tampone, che dovrebbe andare da 3,75 a 5,75. Ok, quindi lo vediamo già come le prime due aggiunte hanno causato il salto iniziale che ci aspettavamo. Adesso probabilmente sarà più piatto, quindi procediamo con l'aggiunta di 1 ml. Ok, quindi abbiamo aggiunto in totale 2 ml e osserviamo un pH di 3,42. Come vedete dal grafico, stiamo entrando nella zona tampone. Quindi adesso possiamo fare aggiunte più significative, diciamo, di idrossido di sodio, e procediamo quindi con l'aggiunta di 2 ml. Siamo a 4 ml, arriviamo quindi sempre goccia a goccia a 6 ml, il pH non varierà moltissimo. Ok, siamo arrivati a pH 3,99,4. Stiamo facendo aggiunte da 2 ml alla volta, perché siamo, come stiamo vedendo in diretta dal grafico, siamo nel pieno della zona tampone, quindi grandi aggiunte di NaOH non faranno variare il pH significativamente. Quindi procedo con l'aggiunta di altri
2 ml di NaOH, quindi arriviamo a 14, e vedete che il pH ancora è abbastanza stabile e siamo a 4,57. Ok, siamo arrivati al valore di pH di 4,8, che corrisponde al valore in cui pH è uguale al pK, perché il pK dell'acido acetico è 4,75. Questo dovrebbe essere il nostro punto di semi-equivalenza, il che vuol dire che i millilitri aggiunti fino adesso sono la metà di quelli necessari per arrivare al punto di equivalenza. Adesso stiamo per arrivare alla fine della zona tampone. L'ultimo punto che abbiamo aggiunto, quindi siamo a 28 ml di idrossido di sodio, siamo a 5,42 di pH, il valore di pH, e come vedete la zona tampone sta finendo e quindi comincia la curva a salire, quindi per avvicinarsi al punto di equivalenza. Quindi adesso faremo un'aggiunta da 1 ml, quindi da 28 arriviamo a 29 ml e il pH arriva a 5,5. Bene, adesso abbiamo rallentato le aggiunte, stiamo facendo da 1 ml di idrossido di sodio, siamo arrivati a pH 6,60 e vedete come siamo in prossimità del punto di equivalenza, che vi ricordo non sarà 7, perché in questo caso abbiamo l'idrolisi dell'acetato e quindi il pH del viraggio in questa titolazione sarà all'incirca 8,9, all'incirca 9, e quindi adesso rallentiamo diminuiamo le aggiunte, passiamo all'aggiunta di 0,5 ml, ma sempre controllando cosa succede alla soluzione, eventualmente interrompiamo prima. Ok, quindi questa è l'aggiunta di 0,5, vedete come la colorazione rosa comincia a diventare persistente, ci siamo quasi, siamo a 34,5 e abbiamo un pH di 7,30. Facciamo un'altra aggiunta da 0,5, anzi in realtà goccia a goccia. Forse una goccia prima, ci saremmo dovuti fermare, siamo a 34,7. pH 8 punto, sta continuando a salire, punto 3, punto 4. Beh, vedete, la colorazione è persistente, è anche un rosso abbastanza intenso, probabilmente ci saremmo potuti fermare alla goccia precedente, una goccia è circa 0,05 ml. Vedete come nella curva siamo, diciamo, chiaramente al punto di equivalenza. Nel caso in cui avessimo fatto la titolazione solamente con l'indicatore, ci saremmo fermati qui per determinare la concentrazione dell'acido acetico, invece in questo caso continuiamo in modo tale che costruiamo una curva completa per ricavarci nella concentrazione, il titolo dell'acido acetico direttamente dalla curva. Quindi adesso procediamo con altre aggiunte di piccola intensità, quindi arriviamo all'incirca 35 millilitri e vedete come il pH schizza. Possiamo fare la correzione, qua era arrivato a 8,8.
Ok, e quindi adesso siamo a 9.7, siamo a 35. Allora, dall'ultima aggiunta che abbiamo fatto, quindi siamo arrivati a 36 millilitri di NaOH, di idrossido di sodio, e il pH è 10.9. Ok, l'ultima aggiunta di altri 2 ml, siamo arrivati a 40 ml, abbiamo il pH 11.9. Vedete dal grafico che già siamo nella zona in cui il pH varierà di poco. Vedete come il fatto di fare il grafico contemporaneamente alla titolazione ci permette di in qualche modo individuare che volume adesso possiamo aggiungere. Quindi adesso direi che possiamo aggiungere altri 2 millilitri di NaOH, quindi il pH non varierà di molto. Ok, siamo a 42 millilitri e il pH è 11.98, quindi 12. Possiamo a questo punto concludere la titolazione e procedere poi ai calcoli. Abbiamo completato l'esperienza di oggi. Arrivederci. Arrivederci a tutti, buon lavoro per l'interpretazione dei dati sperimentali.